Carissimi amici e amiche, siamo tornati di nuovo sulle frequenze del ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo e dico subito, ecco, direttamente, quindi un po', ecco, repentinamente, di getto, subito, che a mio modesto parere questa è una puntata proprio di snodo, di raccordo. Ecco, tra la prima e la seconda parte del percorso che stiamo vivendo. Questo perché oggi cercherò di andare subito al dunque, onde cercare di esaurire, speriamo, nell'arco di una sola puntata, almeno una sintesi di quello che desidererei presentare. Oggi andremo a vedere una cosa bellissima. Ecco. Cioè, chi siamo noi veramente, oppure, se si preferisce, chi siamo noi agli occhi di Dio. Le catechesi che ci hanno preceduto fino adesso, ricordo un pochino quello che ci hanno detto durante l'introduzione, sono state un pochino di natura, mi si perdoni la parola un po' complicata, fenomenologica, cioè registrazione di fenomeni, di dati più o meno di fatto, che basta semplicemente portarci l'attenzione, ma che appunto fanno parte della nostra esperienza vissuta. Si tratta semplicemente di rifletterle, di fare un pochino di sintesi, no? Se andiamo a ripercorrere il nostro itinerario a partire dalla primissima puntata, quindi no? Dall'introduzione, le nostre origini, le ferite ricevute, le immagini di Dio false e distorte, la conoscenza del bene e del male, le dinamiche distruttive, le paure, le tentazioni, il discernimento, tutto quanto il discorso sull'imparare a raccapezzarci tra il bene, il male, le illusioni, le tentazioni, eccetera, eccetera. Poi i nostri temperamenti, il nostro DNA psichico, l'essere andato all'interno delle profondità del nostro io, proprio a scavare bene, ecco, cercare di tirare fuori attraverso anche le dimensioni dell'io, l'io cieco, l'io nascosto, l'io manifesto, l'io inconscio, eccetera, l'io segreto, tutte quante le dinamiche psicologiche con cui noi ci difendiamo fondamentalmente dalle nostre paure e la volta scorsa i nostri territori, quindi come è il nostro rapporto con noi stessi, in particolare nelle relazioni che viviamo con gli altri. Ora, è giunto il momento di dire, beh, questo è quello che noi registriamo. Adesso dobbiamo volgere un pochino lo sguardo sulla rivelazione, perché, come ho detto tante volte nella mia esistenza, oggi la portata veramente salvifica di ciò che è il cristianesimo non è percepito quasi da nessuno. Eppure il motivo per cui io sono diventato sacerdote, siamo non molto lontani, ecco, dalla ricorrenza del mio anniversario, è stato proprio questo, che io compresi anche a livello drammatico, attraverso delle vicende molto molto forti, l'abisso di differenza che c'è tra una vita vissuta nella fede e una vita vissuta senza la fede. La fede che è un'altra cosa dall'avere qualche sensibilità religiosa, dall'andare a frequentare qualche rito, da fare qualche pratica, qualche preghiera una volta ogni quando si ricorda, perché se forse esiste qualcosa, chissà, mettiamoci un po' a posto, no? Questa non è la fede divina e cattolica, questo non è ciò che Gesù è venuto a portare sulla terra, queste sono briciole, sono caricature, no? Ecco, la fede è un'altra cosa. E la fede ha molto da dirci, anzitutto, su noi stessi. Noi alla luce di Gesù vediamo la luce, alla luce di Gesù diciamo il primo grande Amen a noi stessi, perché quello che siamo andati elaborando e che caratterizza la nostra situazione concreta è per la stragrande maggioranza menzogna, bugia, autori di vario genere lo chiamano il falso sé. I modi con cui noi ci difendiamo, le nostre dinamiche, i nostri meccanismi di difesa, le nostre paure, i nostri peccati,
i nostri sbagli, i nostri dubbi, ecco, sono tutte, diciamo così, realtà che non appartengono a chi tu sei veramente, che non lo sai neanche tu, così come non lo so neanche io. Spero dopo questa sera che possa essere un pochino più chiaro, ma non lo sarà al 100%, come non lo è per me. Però dopo una puntata di questo genere è chiaro che se uno crede a quello che racconterò, non perché me lo invento, ma perché lo traggo dalla Liberazione, dalle parole di nostro Signore, dall'insegnamento della Chiesa, la vita diventa molto meno brutta. È il primo passo verso un'altra vita. Allora, cosa dice la rivelazione, cosa dice Gesù, cosa dice la Chiesa, tanto è la stessa cosa, sull'uomo? Chi sei tu? Chi sono io? Allora, difficile rispondere a questa domanda. Potremmo dire anzitutto una cosa. Ogni essere umano è un unicum irripetibile agli occhi di Dio. Tu anzitutto sei un atto creativo di Dio, cioè un essere che è venuto alla luce perché qualcuno lo ha pensato e qualcuno lo ha creato, ma proprio creato. C'è una parte di noi, l'abbiamo vista anche nel discorso temperamentale, lo sappiamo tutti quanti, diciamo così, no? Che ha una causalità adeguata nella, chiamiamola, natura, quindi i cromosomi di papà e di mamma. Ma ciò che fa di me un essere umano, quindi non semplicemente un animale che cammina su due zampe, anche se oggi purtroppo stanno volutamente riducendo l'uomo a questo, perché l'uomo che gira oggi non è altro che un animale che cammina a due zampe, che ha, come dire, lo stesso orizzonte di vita dei nostri fratelli animali. Cosa fanno i nostri amatissimi fratelli animali, per carità? Un animale, appena vede una fonte di sofferenza, scappa lontano anni luce. Un animale cerca di soddisfare tutti quanti i propri desideri, istinti e bisogni che ha dalla natura stessa, da quelli primordiali come il mangiare, a quello di riprodursi, a quello di stare bene, a quello di trovare un habitat, d'accordo? Fugge la morte, anche se lo fa per istinto, perché non sa che dovrà morire, d'accordo? Ma la fugge. La vita di purtroppo non pochi esseri umani, se noi ci guardiamo intorno, che cos'è? Cerchiamo di divertirci il più possibile, di godercela il più possibile, di rendere il meno amara possibile la vita, di non pensare a quello che ci fa stare male, o se possibile di fare lo slalom, di bypassarlo, di tenerlo lontano, d'accordo? Di campare il meglio possibile. Alla morte è meglio che non ci pensiamo, d'accordo? Come diceva quello stolto di Epicuro, quando la morte c'è, io non ci sono, quando ci sono io la morte non c'è, ma questo è un discorso che vale per gli animali, non vale per noi umani, perché mentre i miei gattini, che questa sera non ci hanno ancora compagnia durante la diretta, non lo sanno che un giorno dovranno morire, tu lo sai e io lo so, d'accordo? Lo so molto bene. Se io vedo un essere umano che è morto davanti a me, mica penso è morto lui, io non morirò mai. Penso che oggi ci sta lui lì, domani ci starò io, anche se quasi nessuno ci vuole pensare, ma per quanto uno sfugga, questa è la realtà che tutti conosciamo. Quindi non è vero che quando ci sono io, la morte o non c'è la morte, c'è come? E ce la vediamo intorno tutti i santi giorni e sappiamo che un giorno busserà alla porta della nostra casa. Allora, c'è una parte di noi, quella che la Chiesa chiama anima e che nessuno sa bene cosa sia, che è uscita direttamente da Dio, che fa di te un unicum. Come dire, non voglio essere eretico, per cui ci sono gli emanatisti, insomma, ma dobbiamo immaginare l'anima, qualche mistico la chiama come una scintilla uscita dal fuoco della Santissima Trinità, quindi è come se contenesse in piccolissimo
un frammento, un qualche cosa di cui in qualche modo riportabile a ciò che Dio è. Non esiste nessuna anima uguale ad un'altra, non c'è, d'accordo? Non c'è. Perché Dio ha creato me e perché Dio ha creato te? Grande mistero. È un mistero che si risolve soltanto attraverso l'orizzonte dell'amore. La creazione, tutto quello che noi vediamo, questo insegna la liberazione, è un atto gratuito di amore, cioè quello che noi chiamiamo Dio, quello che le persone, insomma, che usano un minimo di intelligenza, l'abbiamo già visto, abbiamo già fatto questo discorso, insomma, perché per parlare di Dio non ci vuole la fede, ci vuole l'intelligenza, ci vuole. D'accordo? Il comprendere che tutto quello che ci sta intorno, con tutte quante le sue perfettissime leggi, non può essersi fatto da solo, insomma, perché non abbiamo cognizioni di cose perfette che si siano fatte da sole, insomma, che hanno sempre una causa, insomma, no? Quindi, poi certamente il nostro Signore Gesù Cristo ci ha fatto conoscere un po' meglio chi è Dio, ma che Dio ci sia, insomma, non è un problema di fede, è un problema di intelligenza, come la Santa Chiesa ha, tra l'altro, autorevolmente insegnato nel Concilio Vaticano I. C'è stato anche il Concilio Vaticano I, oltre il Concilio Vaticano II, 100 anni prima circa, insomma, alla fine del secolo XIX. E la creazione è un atto gratuito di Dio. Dio, nella pienezza della sua felicità, ha voluto che ci fossero delle persone capaci di godere in qualche modo ciò che lo rende pienamente felice, che fossero fuori di sé. Queste sono le creature intelligenti. Sappiamo che la Chiesa insegna che le creature intelligenti, che noi conosciamo almeno, insomma, quando ce ne fossero altre, è un problema che ci riguarda entro certi limiti, perché non ci è stato detto, quindi potrebbero esserci, potrebbero non esserci, ma noi dobbiamo stare a quello che sappiamo con certezza, poi il resto lo sapremo nell'altra vita, sperando di approdarci. Sono gli angeli e sono gli uomini. Gli angeli sono pure spiriti, assomigliano a Dio un pochino di più. Però gli uomini, pur essendo una classe inferiore, hanno una prerogativa in più. I padri della Chiesa chiamavano l'uomo il microcosmo. Se noi ci pensiamo e ci guardiamo intorno, anche alla luce delle nostre conoscenze scientifiche, nel mondo materiale, che l'uomo sia il vertice della creazione, come dice il libro della Genesi, non ci vuole una scienza infusa per capirlo. Noi sappiamo che la realtà, come la conosciamo, è divisa in materia inerte, la chimica inorganica e la chimica organica, se vogliamo essere oggi un po' più istruiti. Ci sono degli esseri viventi che hanno vari gradi di essere. C'è la vita vegetale, che caratterizza appunto il mondo vegetale. Quindi caratterizzata dalle funzioni della quelle si nutrono a modo loro attraverso le radici e quindi crescono, ma non si muovono, non hanno dei quelli che noi chiamiamo comunemente dei sentimenti. Qui poi c'è il mondo animale che è un pochino ha un grado di essere superiore, ecco, ma gli animali, come possiamo conoscere dalla scienza empirica, parlano soltanto nei film di Walt Disney, insomma, gli animali che parlano non ci stanno, d'accordo? E c'è un essere che assomiglia un po' agli animali, ma che fa appunto questa cosa che gli animali non fanno, cioè parla. E questo siamo noi. Ci sono alcune correnti che si amano tuttora oggi definire scientifiche, ma sono state smentite in sede scientifica come tali, che affermano che l'uomo sarebbe il processo, lo sappiamo tutti quanti, di un'evoluzione graduale, naturale, che passa per gradi di essere, ma come sappiamo, penso che lo sanno tutti quanti, questo fin dalla scuola, che anche se adesso viene, come dire, propinata questa cosa come verità assoluta, incontrovertibile, non lo è da un punto di vista scientifico, semplicemente per il fatto che non è provato che nessuna specie animale passi a quella umana, insomma, no? Il famoso anello mancante, insomma. Io scherzando quando parlavo con i ragazzini, facevo catechismo, dicevano: allora, ma a noi è un resto del segreto e veniamo dalle scimmie. Dico: sì, non c'è nessun problema.
Sto aspettando ancora che qualcuno mi porti uno scimpanzé addomesticato che parli. Quando mi porteranno un animale che a seguito di lunghi periodi trascorsi con l'uomo parla, allora ne riparliamo di questa cosa, insomma, no? Perché la scienza galileiana, se vuole essere scienza galileiana, come noi ben sappiamo, deve essere verificata. Tu quella cosa me la devi dimostrare, non la devi, come dire, teorizzare sulla base di supposizioni, di reperti, di fossili, eccetera, eccetera, ricostruiti in un certo modo. D'accordo? Quella è una tua teoria. D'accordo? In quanto teoria, se ti convince, te la tieni, ma non la puoi presentare come verità incontrovertibile. Non sei onesto. Io oggi ti presento l'orizzonte della fede, che anche questo, l'orizzonte della fede, è verosimile. È ragionevole, non si può dimostrare però, d'accordo? Quindi bisogna avere un pochino di umiltà, no? Tutti quanti dobbiamo averla. La fede ci dice che tutto quello che noi vediamo viene da Dio e che l'uomo in particolare, se sono i primi capitoli del libro della Genesi, è proprio il capolavoro dell'Altissimo. Cioè, quando Dio crea l'uomo, arrivata la creazione dell'uomo, dice: questa è una cosa molto buona. E quando Dio crea l'uomo, entra in ballo addirittura la Santissima Trinità, perché facciamo l'uomo e soltanto dell'uomo, si dice che non è soltanto immagine, ma anche somiglianza di Dio, quindi gli assomiglia. Sappiamo anche che la Chiesa, ci insegna che un uomo è stato creato da Dio. Una donna è venuta dal primo uomo e che la condizione del primo uomo e della prima donna era di beatitudine terrena, per usare termini comprensibili un pochino a tutti, perfettamente felici, migliori, molto diversi da come siamo noi adesso, sotto tutti i punti di vista, fisico, psichico, morale e spirituale, dotati di dotazioni straordinarie, doni soprannaturali, doni preternaturali. Non soggezione alla morte, non soggezione alle sofferenze, non soggezione alla concupiscenza, non soggezione all'impazzimento delle nostre disordinate passioni che dentro il nostro cuore ci fanno guerra, ci portano molte volte dove non potremmo andare. Tutto questo la Chiesa lo insegna sulla base della rivelazione. Non lo sapevamo, non ci potevamo arrivare ad una cosa di questo genere se Dio non ce l'avesse rivelato. La Chiesa insegna anche che purtroppo il primo uomo volontariamente si sottrasse a questo ordine perfettissimo uscito dalle mani di Dio sulla base del fatto che Dio sottopose l'uomo ad una prova perché Dio, questa è una cosa che ricordiamola sempre che ci accompagnerà in tutta la seconda parte del nostro ciclo di catechesi, Dio è il custode della libertà. Di questi tempi in tante forme si parla del valore della libertà. Allora, Dio, se c'è una cosa che per Dio è sacrosanta, è la libertà. Dio non ha schiavi al suo seguito, Dio ha figli. Qualcuno ha detto bene che la massima manifestazione dell'adorabile volontà divina, che è adorabile, è la libertà lasciata ai figli. L'uomo, con tutto questo patrimonio ricevuto da Dio gratuitamente, doveva semplicemente fare un atto libero, consapevole, volontario di fedeltà e di adesione incondizionata a Dio. Non l'ha fatto. E in quanto capostipite del genere umano, decaduto da tutti quanti i beni che aveva, ha trascinato nella sua decadenza tutti i suoi discendenti. Noi oggi siamo tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi, tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi, a causa di questo, come dire, gap primordiale, perché tutto il male che noi vediamo a cascata viene tutto da lì. Tutto. Certamente, poi le libertà degli esseri umani che si susseguono nel corso della storia ci vanno ad aggiungere i carichi da 90, ma viene tutto da lì. Che cosa succede? Sto facendo un pochino una sintesi perché è indispensabile, perché altrimenti non comprenderemo poi alcune cose, no?
Da questa situazione l'uomo da solo non ne può uscire fuori. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Non ne può uscire fuori. Chi frequenta la Chiesa, quindi chi ha già, come dire, un po' di infarinatura di vita da credenti, ha sempre sentito dire che Gesù Cristo è il Salvatore, il Redentore, no? Tutte le cose che impariamo un pochino a pappagallo, diciamo un po' la verità, no? A proposito degli animali che parlano, il pappagallo non parla, il pappagallo ripete dei suoni, d'accordo? Perché ha la possibilità di farlo, ma non parla, il pappagallo non capisce quello che dice. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, è il Salvatore, eccetera, eccetera. Ma hanno un significato queste espressioni o sono semplicemente chiacchiere, flatus vocis, cioè dei suoni? Cioè, se parlo in italiano e poi dico Gesù Cristo ci ha salvato dai nostri peccati, se me lo dicono in inglese Jesus Christ saved us from our sins, d'accordo? E adesso non vi vado a imbattere tutte quante le lingue, no? Redemit nossa peccati sin sanguine suo, se vogliamo dirlo in latino, insomma. Però possiamo imparare delle espressioni come i pappagalli. Questo significa qualcosa. Cioè, noi stiamo in una situazione. Ecco la seconda parte, che da questo stato non si esce. Non si esce. Per chi non ci crede che non ci esce, che non si esce, scusate, c'è, come dire, una dimostrazione cruda ma inequivocabile. Qual è? Non è tanto difficile. È la morte. Tu puoi essere tutto quello che vuoi, tu puoi avere tutti i soldi che vuoi, puoi credere tutto quanto il Padre Eterno che ti pensi di essere, fai tutto quello che vuoi. La tua vita sta scorrendo, io non voglio adesso mandare questo torto la serata a nessuno o per chi sentirà di giorno queste cose la giornata, no? La vita, anche quella di te che mi stai ascoltando in questo momento, in diretto e in differita, rispetto a quando ho cominciato a parlare, c'è 22 minuti in meno da vivere. Questa è la verità. Brutta, puoi fare tutti i gesti apotropaici che te pare, d'accordo? Perché noi non possiamo fermarlo il tempo. Chi è capace a fermare il tempo? Alzi la mano, d'accordo? Chi è capace a tornare indietro all'altro ieri? Alzi la mano. Chi è capace ad andare avanti di 80 anni? Alzi la mano. Chi è capace di tornare vivo dal cimitero? Alzi la mano. Chi è capace di vincere la morte? Alzi la mano, d'accordo? Tutte quante le follie dell'uomo completamente impazzito contemporaneo, perché l'uomo contemporaneo sta, come dire, accelerando il caro, non posso, confratello più grande di me, che è Padre Livio, lo dice in continuazione, insomma, per chi lo conosce, per chi lo ascolta, cioè l'uomo impazzito, cioè si è messo in testa che vuole essere come Dio. E vuole fare la civiltà e il mondo, finalmente il grande sogno cominciato con la rivoluzione francese, dopo Dio non ce ne abbiamo più bisogno. Ma io veramente delle volte, perché capite, non voglio, cioè, il diavolo, che c'entra adesso il diavolo? C'entra pure il diavolo, d'accordo? Perché io veramente, quando penso a tante questioni, no? Cioè, il diavolo, fin da quando ha fatto quello che ha fatto, perché poi è stato lui a trascinarci nella rovina, cioè ha fatto una cosa completamente da pazzo, io non lo capirò mai. Il diavolo si è messo a sfidare il Padre Eterno, a differenza di qualche sciocco essere umano, d'accordo, con la consapevolezza, perché lui era un angelo, non era un cretino, che andava a combattere una battaglia persa. Con Dio non si può competere, hai capito? Cioè, non è possibile. Non è possibile. Cioè, come fa l'uomo a pensare di fare il padre eterno di se stesso? Ma pensate anche adesso, nel corso della storia, gli imperatori che si facevano chiamare Dio. Ma Dio di cosa? Ma Dio è immortale! Dio è onnipotente, Dio sta dovunque. Ma chi sei tu? Cioè, veramente, delle volte, cioè, il grande paradosso, perdonatemi se mi soffermo un po',
è che l'uomo è tanto intelligente, ma delle volte diventa proprio stupido. Lucifero è la creatura più intelligente che Dio abbia creato, ma l'uso che ha fatto di quell'intelligenza, cioè, lo trasforma nel re degli stolti. Ma come fai a fare una cosa del genere? Questa è una delle tante domande che mi porto io dietro, la condivido con voi, a cui non c'è risposta. Non c'è risposta. L'uomo vuole mettersi a giocare a fare il padre eterno, vuole creare adesso i robot, le intelligenze artificiali che sostituiscono gli esseri umani, giochicchia con queste cose qui. Ma tanto al cimitero ci va comunque, ci va, eh. Al cimitero ce l'ha comunque. Vogliamo allungare un pochino di qualche anno la vita? Vogliamo farci le maschere, i lifting, gli impicci? Cioè che dopo uno diventa ridicolo, che si vede che c'ha 90 anni e che tutto quanto appiccicato, tutto quanto rifatto. Ma che sono? Cioè, io veramente non voglio. Cioè, quando vedo certe cose, dico, ma un pochino di buon gusto, no? Anche un pochino di senso del ridicolo, no? Cioè, per carità, è conforme alla dignità dell'uomo, insomma, che se uno può, s'aggiusta un pochino, insomma, quindi, e sia un pochino presentabile, l'igiene, la cura, per carità, cioè, è brutto, insomma, ma basta poi, però, no? Cioè, che cosa vuoi fare? Che vuoi fare? Diventi poi di plastica, no? Si assiste tante volte, veramente, cioè, non lo so se ne guardo soltanto io, adesso veramente sto parlando col cuore in mano, proprio sono condivisioni fraterne, cioè, so solo io che penso questo, cioè, si diventa poi veramente ridicoli sotto tutti i punti di vista, si calpesta l'intelligenza, che insomma, ma anche il buon senso delle volte, e si calpesta anche un po' un minimo di, come dire, di dignità, di buon gusto, insomma, altrimenti fai ragazzino a 90 anni. A 90 anni non sei ragazzino, ecco, tieni i tuoi 90 anni con dignità, ecco, con tutta la bellezza che hanno poi le varietà della vita. Chiusa la super parentesi. Allora, riprendo il filo del discorso. Da questa situazione di decadenza non ci usciamo da soli. Non ci usciamo. Siamo ancora nel tempo di Pasqua. Ho appena detto, la dimostrazione che tu da te non ti salvi è che tu vai al cimitero e ci vado pure io. E che uno ci vada per il virus, per qualche altro motivo, da motivazione, tanto sempre là dobbiamo andare a finire. D'accordo? Ho letto in questi giorni che la pandemia, ma questa è una cosa che io penso da un sacco di tempo, ha fatto uscire fuori veramente quello che purtroppo c'è nel cuore di tanti fratelli e sorelle, cioè. È chiaro che se tu non hai orizzonti che ti fanno andare oltre la vita terrena, è chiaro che questo è l'incubo più grande che possa mai essere esistito, insomma, è lo spauracchio assoluto. Cioè, che dobbiamo fare? Ma per una persona che vive nella fede soprannaturale, per carità, pur nel rispetto di tutte quante le situazioni dolorose, ma non stiamo nell'angoscia, come dire, mortale, assoluta, proprio, che non si campa più. Non è così. Non è così. Non è così per chi vive di fede, di speranza e di carità. Non è così. Il problema è che purtroppo anche nella cattolicissima Italia, dove c'è ancora Roma, la sede del Papa, di fede c'è rimasto pochino, insomma, a quello che si percepisce. Allora, però nel tempo di Pasqua la Chiesa celebra uno che dal cimitero è tornato. È tornato con le gambe sue. Dopo 3 giorni, non dopo 3 ore. E ha promesso che tutti quelli che moriranno nella sua amicizia, che consegneranno il corpo mortale alla terra, risorgeranno con lui.
dato qualche credenziale per cui si potesse credere ad una cosa di questo genere, perché prima di risorgere lui, l'ultimo segno che ha fatto nel Vangelo di San Giovanni è stato tirare fuori uno che era morto da 4 giorni, insomma. Questa è una cosa un po' difficilotta, insomma, da realizzare con qualche strano sortileggio magico, no? Quindi qualche credenziale, diciamo, che l'ha lasciata nostro Signore. Allora, da questa situazione non si esce. Allora, chi è nostro Signore? Nostro Signore è il Salvatore, ma proprio il Salvatore in senso stretto. Cioè, noi quando pensiamo al Salvatore, tu devi pensare, cioè, immaginati che tu stai dentro l'oceano, ti hanno buttato a mare. Se ti buttano a mare dentro l'oceano, che fai? Qualcuno mi autorizza a scrivere i commenti a chi segue la diretta. Se ti buttano a mare dentro l'oceano, che fai? Affoghi, sicuro, al 100%, d'accordo? Perché tu puoi essere pure il più grande campione del nuoto del mondo, ma non arriverai mai alla costa, d'accordo? E dopo un po' di tempo te morirai di fame e di stanchezza, quindi affoghi al 100%, non c'è nessuna possibilità, d'accordo? La cosa andrà sicuramente a finire così, non ci sono chance. È chiaro che se ti hanno buttato in oceano non c'è la speranza che, e a un certo punto cala un aereo dal cielo di quelli che non so come si chiamano, che planano sulle acque, sei fermo e ti tira fuori da lì, ma tu corri a fare un momento, perché se non veniva quello tu eri morto, d'accordo? Ecco, quando noi sentiamo parlare di Gesù come Salvatore, Gesù è Salvatore così, ok? Si ricordi questo esempio, se può sembrare utile, così. Da morte sicura, da una situazione che o ti tira, e attenzione, non soltanto è il Salvatore, Gesù Cristo è l'unico Salvatore dell'uomo. Si ripensi alla grande, io ero piccolino, quando fu eletto San Giovanni Paolo II, la prima sua grande enciclica, aprite e spalancate le porte a Cristo, Cristo Redemptor Hominis, è l'unico Salvatore dell'uomo. Quei discorsi pieni di fervore che faceva, insomma, questo grande Papa, no? Ecco, che proprio affermò proprio in maniera viscerale, lo annunciò con tutte le sue forze, fu quello che si inventò pure il termine della nuova evangelizzazione, diceva basta l'Europa, non stava a fare, c'è bisogno soltanto di una cosa, qui bisogna rievangelizzarla l'Europa, bisogna fargli capire chi è nostro Signore. Io sono cresciuto con San Giovanni Paolo II, io ho maturato la mia vocazione con San Giovanni Paolo II, io sono stato ordinato sacerdote che era ancora Papa San Giovanni Paolo II, io le prime messe che ho celebrato quando pregavo per il Papa Giovanni Paolo, io me lo ricordo, d'accordo? Quindi io sono proprio cresciuto da quando avevo 7 anni a quando ce n'avevo 34, insomma, perché avevo avuto un pontificato lunghissimo, quindi io... D'accordo? Io ho respirato quel clima, d'accordo? Cioè, Benedetto più Francesco, non fanno manco mezzo San Giovanni Paolo II per quanto riguarda gli anni in cui sono stato in carica, capito? Quindi ci sono proprio intriso e io l'ho vissuta questa cosa qui. Io lo so che Gesù Cristo è l'unico Salvatore, non è che soltanto ci credo, io l'ho vissuto. L'ho visto e l'ho vissuto. Allora, questo è l'orizzonte. Prima di tornare su Gesù Cristo unico Salvatore, torniamo all'unicità del nostro essere. Voglio leggere qualcosa, insomma, perché la rivelazione c'è qualcosa di molto bello, di molto grande da dirci, no? San Paolo, lettera agli Efesini, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, attenzione, per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore o nella carità, come preferite. Prima ancora di creare, ecco chi sei tu. Dio ti aveva già pensato, tu non sei nato, io sono nato nel 1971, nell'anno tuo di nascita, tu non è che è un caso che sei nato in quell'anno preciso, non è un caso. Tu sei nato in quell'anno preciso perché tu hai un compito da svolgere in questo preciso tempo storico, né prima né dopo, ma tu sei stato pensato da tutta l'eternità,
da prima che fosse creato il mondo, già aveva pensato a te, nostro Signore, e ti aveva pensato per essere santo, immacolato, al suo cospetto in Cristo. Cioè, se tu non ti aggrapperai al tuo unico Maestro e Salvatore, la tua vita fallirà, sarà brutta qui e forse fallirà anche dopo. La parabola della pecorella smarrita, tutte le volte che faccio le omelie, di chi le segue dico sempre le stesse cose, perché dopo che cosa vuoi dire, no? Cioè, dice, Gesù dice, che ve ne pare, quale tra di voi, se si perde una pecorella, non lascia le altre 99? Io, con tutto, cioè, uno per 99? Magari uno si dice, ma se si è persa, pazienza, mi tengo le altre 99, no? Una agli occhi di Dio vale tanto quanto 99. Noi agli occhi di Dio non siamo un numero. Noi non siamo un numero, perché tu che mi stai ascoltando, così come io, di te che mi stai ascoltando, com'è il tuo nome, com'è il tuo cognome, ma il nome e il cognome non contano niente. Poi vedremo che abbiamo anche un nome che Dio ci ha dato, tu non lo conosci, ma lui sì. Non è quello che ti ha dato tua madre e tuo padre nel battesimo, quello sarà anche un bel nome, ma non è il tuo nome. Perché il nome nella Sacra Scrittura indica l'essenza profonda di una persona. Il nome di Gesù è stato scelto da Dio, non ha mica scelto la Madonna il nome di Gesù, né San Giuseppe. Si chiamerà Gesù. Quindi di Gesù il nome Dio l'ha rivelato prima che nascesse, perché Gesù è proprio... E che significa Gesù? Significa Yahweh è il Salvatore. Dio ti salva. Cioè, tu non ti salvi da solo, uno. Hai bisogno di Dio, due, per essere tirato fuori dall'oceano di cui abbiamo parlato prima. Se no tu lì dentro affogherai. Chiaro? E Dio ti viene incontro per salvarti in Gesù, che è il figlio di Dio fatto carne. D'accordo? Quindi... uno davanti a Dio vale quanto 99. Uno più uno davanti a Dio fa uno. Questo per capire quanto vale un'anima. Vale più un'anima, qui c'è Santa Teresa d'Avila, di Gesù Bambino, non d'Avila, o tutto quanto l'universo. Vale più un'anima di tutto quanto l'universo, creato, materiale. Un'anima non ha valore. Gesù ha più di qualche santo, sono tanti, adesso io non vi ricordo le citazioni, vi chiedo di fidarvi sulla fiducia, ma se cominciate a leggere un pochino di cose, vi imbatterete in queste cose. Se, supponiamo, Gesù avesse saputo che tutte le sofferenze che ha vissuto sarebbero servite per salvare solo te, cioè tra tutti quanti i membri della razza umana, non si sarebbe fatto salvare da lui, nessuno se non te. E quindi avresti campato un po' meno peggio e poi saresti andato in paradiso solo tu. I santi insegnano che se Dio, per assurdo, avesse saputo questo, l'incarnazione sarebbe stata lo stesso. E Gesù avrebbe fatto tutto quello che ha fatto nella sua vita terrena, anche solo per te. Te lo devi ricordare questo qua. Quindi, per capire quanto... Dio ti ama, quanto vali agli occhi suoi. Ricordiamoci tutte quante le cose che ci siamo detti nelle puntate passate, no? Quali sono i due elementi costitutivi della personalità? Quanto mi amano e quanto mi stimano. Oh, l'amore e la stima di Dio sono incommensurabili. Quanto ti stima il nostro Signore? Tanto quanto tutto il sangue versato cruentemente da suo figlio. Basta? Ti basta come importanza? Sei abbastanza importante? Ti senti abbastanza importante per questo? O no? Non è finita ancora. A qualcun altro Gesù ha detto, guarda, se io sapessi che, tornando un'altra volta sulla terra, tornando tutta un'altra volta sulla terra,
e mi facessero tutto quello che mi hanno fatto, e se fosse possibile pure peggio, e questo servisse per salvare una sola altra anima in più rispetto a quelle che io già so che saranno salvate, e non tutti saranno salvati da Gesù, non perché lui non vuole, ma perché noi non vogliamo. Io verrei subito, non ci penserei neanche un secondo. Basta? Ti basta questa importanza? Ci basta o non ci basta? Questo è quello che la rivelazione ci dice. Vogliamo dire qualcosa sul tuo nome? Chi sei tu? Come ti chiami? Io rispondo: Leonardo Maria. Ni. Leonardo Maria è il mio nome di battesimo. E non ringrazierò mai abbastanza mia madre che ha combattuto perché fosse aggiunto il nome di Maria al mio nome. Io non l'ho aggiunto quando ho fatto le consacrazioni mariane totus tuus. Io, per grazia di Dio, l'ho ricevuto il giorno del mio battesimo. D'accordo? Mi dispiace solo che allo stato attuale, ma non è escluso che non è registrato così all'anagrafe. Ecco, ma al battesimo sì. Il nome che conta, il nostro nome, quello che conta di più, è il nome di battesimo. Allora, vogliamo dire qualcosa, vedere qualcosa sul nome. Nel libro dell'Apocalisse, che la Chiesa sta leggendo in questo tempo, soprattutto nell'ufficio delle letture, si dice a un certo punto che nel capitolo terzo, e non solo, anche nel capitolo secondo, che il vincitore, quindi colui che vince la buona battaglia della fede, dice San Paolo, dice: lo porrò nel tempio del mio Dio e non uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che discende dal cielo da presso il mio Dio insieme con il mio nome nuovo. Attenzione, c'è un nome nuovo. Nel capitolo secondo, versetto 17, c'è scritto: al vincitore darò la manna nascosta. Misteri, libro dell'Apocalisse, libro dei misteri. E una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo, attenzione, che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve. Cos'è questo nome nuovo? Questo nome nuovo è il tuo nome. E il tuo nome, cioè chi sei tu, sai che cosa rappresenta? Rappresenta quel particolare rapporto che solo tu avrai con Dio, con le tue personali peculiarità, con le tue personali sfumature. E attenzione, è quel peculiare tipo di rapporto che fra tutti gli enti creati Dio avrà solo con te. Capito? Un'anima che non va in paradiso, anche se questo non toglie evidentemente nulla alla perfetta felicità di Dio, è un'anima che non avrà questo nome nuovo. Non lo conoscerà mai. Il vero fallimento, qual è il vero fallimento? Quando è che noi siamo, sapete quanta gente pensa di essere un fallito o una fallita? Ma qual è il grande fallimento? Il fallimento del bersaglio è non raggiungere la vita eterna, non andare in paradiso è il fallimento. Quello è il fallimento, è il fallimento per antonomasia. Io vorrei tanto sapere quante persone conoscete voi, chi ascolta queste parole, che pensano che la cosa decisiva nella vita è andare in paradiso, perché in paradiso non ci vanno tutti in automatico. No. L'abbiamo già detto prima. Dio si presenta come salvatore di tutti in Gesù, ma la salvezza bisogna coglierla, anzitutto, riconoscersene bisognosi e scendere dai gradini prometeici in cui l'uomo si è messo, che si crede il Padre Eterno in terra e che fa tutto lui e che fa tutto da solo. Invocare la misericordia. E una volta che è stata accolta, liberamente, scegliere di ricominciare a vivere per come si può,
nell'attuale condizione come Dio vuole. Questi vanno in paradiso. Non rifacciamoci il Vangelo a nostra immagine e somiglianza, perché nella parabola del banchetto nuziale, quando il padrone del banchetto vede uno che non c'aveva la veste nuziale, dice: ma te qui come fate a entrare qui dentro? Fuori, aria, qui non ci puoi stare tu. E nel libro dell'Apocalisse si legge che le vesti bianche sono le opere giuste dei santi, ciò che la Chiesa ha sempre insegnato. Per andare in paradiso non devi accogliere innanzitutto la salvezza di nostro Signore, la devi accogliere, non la devi respingere. E compiere le opere sante in forza della grazia e della salvezza ricevute necessarie per andarci in paradiso. Chi dice le preghiere del mattino e della sera, nell'atto di speranza, Signor Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna, e le grazie necessarie per meritarlo, quelle buone opere che io debbo e voglio fare, se no in paradiso non ce va. Capito? Cioè, leviamoci dalla testa, perché oggi da più di qualche parte, che in paradiso ci vanno tutti. Qualunque cosa sia successa, in questa vita non ci crede nessuno che esiste l'altro mondo, d'accordo? Ci si ricorda quando muore qualcuno dei nostri cari per pensare che sicuramente sta in paradiso. Io lo auguro, io per figura, io sarò il primo a essere felicissimo, d'accordo? Io non faccio il tifo evidentemente perché assolutamente nessuno non consegue l'obiettivo, d'accordo? E evidentemente non possiamo sapere di nessuno che non sta in paradiso. La Chiesa, grazie a Dio, nella sua sapienza, ci addita alcuni che certamente in paradiso ci staranno, ma esistono i santi canonizzati, ma non esistono i dannati, tra virgolette, scanonizzati. Non è nessuno, d'accordo? L'unico di cui abbiamo il più che fondato sospetto che non stia in paradiso, perché l'ha detto nostro Signore, è l'apostolo traditore, insomma, no? Il resto sono informazioni generiche. Sappiamo che i cosiddetti dannati esisteranno, perché ne ha parlato Gesù e tutto il Nuovo Testamento e tutta la rivelazione, ma non sappiamo chi saranno, d'accordo? Ma non vanno tutti quanti in paradiso in automatico, perché è vero che Gesù Cristo è il salvatore di tutti, ma è vero, e torniamo da dove siamo partiti, che Dio che ti ha creato senza di te, diceva Sant'Agostino, non ti salverà senza di te. La famosa libertà tu la devi esercitare. Ci credi che Gesù Cristo è il tuo salvatore? Lo riconosci come tale? Lo vuoi? D'accordo? Beh, Dio ti benedica. Accoglilo, accogli la salvezza così come Lui te la offre, così come Lui te la presenta, e comincia a vivere di conseguenza. Questo è quello che noi... Allora, andiamo verso la conclusione, che siamo quasi giunti al termine. Nella seconda parte del nostro percorso, partendo da quello che ci siamo detti, ecco, noi comprenderemo, allora, problematiche che sono... Gesù ha qualcosa da dire o da fare sulle tue ferite? Punto interrogativo. Ti può aiutare a guarire dalle ferite ricevute? E se sì, come? Se Gesù è il Salvatore, sempre San Giovanni Paolo II, Salvatore dell'uomo, di ogni uomo e di tutto l'uomo. Chi è che pensa veramente che Gesù Cristo sia il Salvatore di ogni uomo e di tutto l'uomo? Punto interrogativo. Ci crediamo? Sulle ferite che ti porti dietro, lui c'ha qualche potere? Sui traumi che ti porti dietro, lui c'ha qualche potere? Sui difetti che ti trovi addosso, che in parte derivano dal tuo temperamento, ma che hai accumulato nel corso della vita, lui c'ha qualche potere? Puoi cambiare modo di vivere? Puoi liberarti dal male? Sì o no? Ha poteri o non ha poteri? Sulle tue modalità distruttive di relazionarti con il prossimo,
Lui ha poteri, ha qualcosa da dirti, ha qualcosa da insegnarti. Sulle scelte della tua vita, ha significato? Punto interrogativo. La seconda parte del nostro itinerario si occuperà di questo, cioè, ecco perché questa è una puntata importante. Dopo questa puntata, chi sta, come dire, seguendo l'itinerario di questo ciclo di catechesi, d'accordo? E lo sta seguendo in maniera costruttiva, quindi come ci siamo detti all'inizio, qui non stiamo facendo conferenze o pie erudizioni o discorsi elevati per non si sa bene quale tipo di finalità, d'accordo? Qui stiamo parlando di vite concrete, di vite vissute, di scelte di vita. Cioè, la nostra vita è una, non ne abbiamo un'altra. Questa è un'altra cosa che viene dalla liberazione. Ci abbiamo la data di nascita e ci abbiamo la data della morte, d'accordo? Tra la data di nascita e la data della morte, noi ci scriviamo non soltanto come abbiamo campato qui, ma anche come camperemo dopo. Lo accetti il fatto che il nostro Signore ha un progetto su di te? Lo accetti il fatto che ci sono delle opere che tu devi compiere per Lui? E che per fare questo forse dovrei fare un bel reset mentale, cambiare modo di pensare, cambiare mentalità. Sei disposto a lasciarti ammaestrare dalla sapienza del Vangelo? La sapienza del Vangelo rispetto a quello che tu senti in giro, dovunque ti giri, è esattamente il contrario. Il contrario. Molti sanno che il primo vicario di Cristo sulla terra, nonché suo successore visibile, che è San Pietro, morto martire sotto Nerone, condannato alla crocifissione, volle essere crocifisso al contrario, non soltanto per ragioni di sentirsi indegno di morire come il suo Signore, che già sarebbe stata una nobilissima motivazione, ma anche per vedere il mondo al contrario, come lo vedono i pagani. Adesso non voglio rovinare sta catechesi, insomma, con riferimenti a bestiacce, no? Dovremmo parlare un pochino anche delle bestiacce più avanti, sperando che quando si parla delle bestiacce non facciamo che le punte di ascolto raggio schizzano a vette, insomma, inimmaginabile, perché se si parla del diavolo, di qualcosa del genere, basta che tu lo metti nel titolo e c'è un'impennata pazzesca di ascolti, no? Quindi lo stile della bestiaccia, sapete che la bestiaccia fa tutto il contrario. Le croci rovesciate, noi abbiamo le candele bianche, le bestiacce ce l'hanno nere, fanno la messa al contrario, recitano le preghiere al contrario, tutto quanto il contrario, al rovescio proprio. Allora, il mondo, e questo è un punto che oggi si fa un po' di fatica, perché oggi siamo sempre tutti quanti un pochettino sul politically correct, d'accordo? Sul cercare di non sbilanciarci troppo, insomma, di essere pacati, per carità. La pacatezza e l'equilibrio sono valori fondamentali, l'ho detto all'inizio di questo ciclo di catechesi, però ci sono comunque alcuni ambiti della nostra esistenza dove in mezzo non si può stare. Gesù dice chiaramente: o con me o contro di me. Chi non raccoglie con me disperde. Il mondo o lo vedi per dritto o lo vedi alla rovescia, non lo vedi di mezzo. O lo vedi per dritto o lo vedi alla rovescia. Quindi o tu stai dalla parte di Gesù, che in maniera ordinariamente consapevole, ma anche qualcuno che abbia un po' di buona coscienza e che non conosce ancora perfettamente la rivelazione, seguendo quel po' di coscienza può cominciare a instradarsi verso la parte, oppure sta dalla parte sbagliata.
Il mondo di oggi, la cultura di oggi, più che il mondo di oggi, e ne sono testimonianza gli ordinamenti giuridici e le leggi che ormai da 50 anni stanno approvando, sta cercando di, come dire, presentare lo storto come dritto e il dritto come storto. Tentativi, ripeto, il nostro Signore lo sta permettendo che accada tutto questo perché rimane vero che non si muove voglia che Dio non voglia, lo sta permettendo per i suoi imperscrutabili misteri, ma il mondo a rovescia c'ha sicuramente le ore contate, non sappiamo quante sono, perché poi come contano le ore dall'altra parte, davanti a Dio un giorno sono come 1.000 anni e 1.000 anni come un giorno solo, quindi non possiamo fare previsioni, ma sicuramente c'hanno le ore contate, d'accordo? Perché se una cosa è storta e tu dici che è dritta, quella storta rimane. D'accordo? Il dire degli esseri umani non cambia la realtà delle cose. Se una cosa è dritta e tu dici che è storta, farò lo stesso discorso. Se tu sei buono agli occhi di Dio e tutti ti dicono che tu sei cattivo, sempre buono rimani. E se tu agli occhi di Dio buono non sei e tutti ti fanno gli osanna e gli applausi, sempre cattivo rimani. Le cose, spero che abbiamo cominciato a impararlo dalla prima parte delle nostre conversazioni di questo ciclo di catechesi, hanno una loro oggettiva consistenza, verità o falsità, bontà o cattiveria. Questo non lo decidiamo noi, questo noi lo possiamo semplicemente riconoscere. Abbiamo già fatto una puntata su queste tematiche. L'uomo non è la misura di tutte le cose. Come diceva Gorgia, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Ma l'uomo è misurato dalla realtà delle cose e con esse si deve misurare, d'accordo? Imparando a riconoscere il vero dal falso e il bene dal male, ma a riconoscerlo, non a stabilirlo. Capito? In un altro ciclo di catechesi che molti di voi stanno conoscendo e stanno comunque seguendo. Tra poco si ricomincerà a parlare del sesto comandamento. Chiudo con questo riferimento. Cosa è successo in questi ultimi 50 anni? Che dalla rivoluzione sessuale ci si è messi in testa che quello che fino a ieri era cattivo, da oggi in poi diventa buonissimo. Anzi, diventa un sacrosanto diritto e guai a chi ci mette bocca. Siamo sicuri che funziona così? Ah, certamente l'uomo nel suo arbitrio ha scelto questo. E io mi accodo quindi al pensiero dominante, perché tutti oggi fanno così, e mi accodo pure io. Eh no, figlio mio. Semel verum, si diceva e si dice tutta la teologia, semper verum. Se una cosa è vera sempre. Quindi il confronto con il passato, sappiamo bene che nel passato ci sono delle forme e dei modi che sono soggetti a cambiamenti continui, ma la sostanza delle cose no. Questo è un altro punto fondamentale, anche per il nostro percorso di guarigione, di conversione, di santificazione per cominciare a vivere sulla terra la vita di cielo. Ci sono alcune cose che non cambiano. E questo noi dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo vedere se lo accettiamo o non lo accettiamo, perché la nostra vita tornerà ad essere dritta se noi ricominciamo a vivere nelle cose dritte, nonostante tutti gli inganni, tutte quante le illusioni per cui possiamo essere passati. Ma se non cominciamo a vivere dritti e nelle cose dritte, la nostra vita storta rimarrà, senza nessun dubbio. Perché contro la realtà oggettiva non c'è possibilità di mettercisi. O la incontri o ti ci scontri, ma la realtà oggettiva non si cambia. O la incontri o ti ci scontri. Se la incontri, la tua vita vola. Se ti ci scontri, la tua vita crolla. Beh, dalla prossima volta speriamo di poter cominciare a mettere qualche tassello nel cammino di
ripresa in mano della nostra esistenza e di autentica risurrezione. Ci vediamo, se Dio vuole, la prossima settimana. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga. E a presto.